Tradurre la proposizione narrativa. Per tradurre correttamente la proposizione narrativa, cum più congiuntivo, è utile seguire alcuni passaggi che possono essere schematizzati così. Fase 1. Riconoscere la proposizione narrativa. Congiunzione cum più verbo al congiuntivo. Fase 2. Analizzare il tempo verbale e stabilire, in base alla consecutio temporum, se esprime un'azione contemporanea o anteriore rispetto alla sovraordinata. Consecutio temporum del congiuntivo. Fase 3. Tradurre correttamente in base al contesto. La proposizione narrativa corrisponde a una temporale e o causale e può essere tradotta in forma implicita con il gerundio presente, per la contemporaneità, o con il gerundio passato, per l'anteriorità. In forma esplicita con una proposizione causale, poiché dal momento che, o temporale, quando, mentre, dopo che. Quando si rende in forma esplicita, l'anteriorità si esprime in dipendenza da un presente con un indicativo passato prossimo, in dipendenza da un futuro semplice con un indicativo futuro, anteriore, in dipendenza da un tempo storico con un indicativo trapassato prossimo. Prendiamo ora l'esempio «Cum Caesar loquatur omnes tacemus». La proposizione narrativa è «Cum Caesar loquatur» e siccome «loquatur» è congiuntivo presente, esso esprime un'azione contemporanea all'azione presente della principale tacemus. In forma implicita si può tradurre con il gerundio presente «parlando Cesare», in forma esplicita «mentre Cesare parla» o «poiché Cesare parla». La traduzione finale è dunque «parlando Cesare», «mentre», o «poiché Cesare parla», «tutti stiamo in silenzio». Nel secondo esempio, «cum mi auxilium dederis amicum te puto», la narrativa ha un'azione al congiuntivo perfetto. Essa esprime anteriorità rispetto a un tempo principale e «puto», il verbo della sovraordinata, è appunto un presente. La traduzione in forma implicita richiede allora il gerundio passato «avendomi tu aiutato», mentre in forma esplicita si può tradurre «poiché tu mi hai aiutato». Il valore temporale, dato il contesto, non risulterebbe sensato. Il periodo può essere tradotto «avendomi tu aiutato, dato che mi hai aiutato, ti considero un amico». Il terzo esempio è «cum castra circumvenirentur, auxilia supervenerunt». Il verbo della narrativa, circumvenirentur, è un congiuntivo imperfetto. Esso esprime dunque contemporaneità a un'azione passata, quale è appunto il perfetto supervenerunt. Si può tradurre implicitamente con il gerundio presente «venendo circondato» ed esplicitamente con la subordinata temporale «mentre era circondato», escludendo, grazie al contesto, il valore causale. La traduzione è «essendo circondato l'accampamento, mentre veniva circondato l'accampamento, sopraggiunsero le truppe ausiliarie». Consideriamo ora il periodo «cum epistulam tuam legissem, domum redi». La narrativa è «cum epistulam tuam legissem». L'azione espressa dal congiuntivo più che perfetto legissem è anteriore rispetto a quella al passato della principale, ossia il perfetto redi. Per la forma implicita va usato dunque il gerundio passato «avendo letto». Visto che i soggetti delle due frasi coincidono, andrà bene anche «dopo aver letto la tua lettera», mentre per la forma esplicita si può scegliere tra valore causale «poiché avevo letto la tua lettera» o valore temporale «dopo che avevo letto la tua lettera». La traduzione sarà allora «avendo letto la tua lettera», «dopo che avevo letto la tua lettera», «dopo aver letto la tua lettera», «sono tornato a casa».